Lucia Azzolina alla Minerva, cioè Lucia Azzolina diventa il nuovo ministro, la nuova ministra del Ministero della Pubblica Istruzione, capito? L'avevo detto io proprio ieri che ci doveva andare Lucia Azzolina al Ministero della Pubblica Istruzione, perché il Ministero della Pubblica Istruzione a Roma è chiamato la Minerva. Minerva era la dea della sapienza, Palla di Atena. Tra l'altro Lucia Azzolina è un'insegnante di filosofia e storia, capito? Filosofia e storia viene insegnata nei licei classici e scientifici, per cui Lucia Azzolina insegna filosofia e storia nei licei classici e scientifici, come ha fatto Serafino Massoni. L'unica differenza è che poi Serafino Massoni ha vinto il pubblico concorso ed è diventato preside di ruolo nei licei classici e scientifici, e poi strada facendo Serafino Massoni ha scritto tanti libri, e l'ultima opera di Serafino Massoni è questa qua, La stirpe del serpente, vedete che ora si trova in tutte le librerie, sia le librerie terrestri che le librerie celesti, online, e nel catalogo della casa editrice Leonida. Eccola qua la casa editrice Leonida. Cara Lucia Azzolina, che sei tanto bella ed ora sei ministra della pubblica istruzione, hai fatto una bella carriera, eh? E ricordati, cara Lucia Azzolina, di procurarti subito una copia di questa mia opera. In questa mia opera si parla del passaggio dal matriarcato al patriarcato. Bene, cara Lucia Azzolina, io l'avevo detto, sai, che saresti stata tu la nuova ministra. L'ho detto in un video di ieri o l'altro ieri, capito? Perché io sono Serafino Massoni e Serafino Massoni le cose le vede e le prevede molto bene, Lucia Azzolina. E tanti auguri per il tuo lavoro e complimenti per il capo del governo che ha ascoltato i miei consigli. Bene, cari amici, bene a tutti, tanti cari saluti da Serafino Massoni, mi raccomando, questa è la strenna natalizia migliore, la strenna per il nuovo anno, cari, eh. Bene, 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 bene.